Benvenuti a bordo di Stem Cell! Ok, allora ne farei un'altra. Mi hai detto che c'è il boom che si vedeva. Vedeva il boom. Allora. Perfetto. Il casco stereo classico serve a mantenere ferma la testa. Ok, quindi di qua. Come diciamo, è andato la televisione, è andato la televisione, grazioso. Ah, sì, bravo, con una piccola differenza. Guarda, sì, era Una... Mandami un audio di 20 secondi, di 15 secondi. 15-20 secondi. Ma così, mentre fermano noi. Sì, fallo partire. Tranquillamente. Metto qua. Vai, stai esatto. Raddrizzatelo allora a questo punto. Occhio. Cappello. E qui ho visto che una volta che braccio, alzi fondamentalmente e andate fuori. Vede che non risponde, lo dice sotto, magari poi. Buongiorno. Ok. Però non accavallare, è tutto per te. Qua sotto qua. No, la parte finale ci deve essere. No, è quello. Giulio, parlaci di direttore della struttura complessa di me. No, non posso parlare. E quindi? Dovrei ricattare Giuseppe, già delle cose, ragazzi. Piccone. Fotografiche? Devi schiacciare questo giro, devi solo premere, fa proprio un secondino, se no fa una fumata della moto. Giova. Sono 4 del mattino, noi giriamo alle 4 del mattino, Perché lo racconti a tutti e due. Alla domanda però non devi mai distogliere l'attenzione di chi ha fatto la domanda. Te ne devi fregare tu. Okay. Perché la domanda te l'ha fatta lui. È il commissario e passa in mezzo, provate magari a chiedere anche qualcosa a me, ma a me interessa che i due delinquenti li ho messi nel sacco e ho ripulito quello che si poteva pulire di questo ospedale. E c'è del sangue, c'è una scia di sangue, ragazzi. In questa mia uscita c'è una scia di direttore della struttura complessa di neurochirurgia del CEPOS. Che bello. O preferisci essere accusato di omicidio? Ne avete dei punti di riferimento sicuri per l'intervento. Quindi il medico non può sbagliare. Direi proprio di. Commissario, ci dica una cosa, commissario!